Libere.tv, siamo a Botricello questa sera alla Fiera del Libro e siamo in compagnia di Maurizio Leone. Maurizio Leone che è il presidente dell'associazione scacchistica di Simeri, di Simeri Crichi, che è una località qua vicino a Botricello e che stasera ha messo in piazza uno stand per diffondere la cultura degli scacchi. Maurizio, come si chiama la tua associazione? L'associazione si chiama Pushwooders Chess Academy, che significa in italiano l'Accademia Scacchistica degli Spingilegno. Gli Spingilegno per noi che giochiamo a scacchi sono la feccia dei giocatori di scacchi, cioè coloro che non sanno giocare e mandano avanti i pezzi senza capire nulla. E questi giocatori fanno l'Accademia, cioè insegnano a giocare a scacchi, ad apprezzare il gioco e a vedere quali sono le bellezze da portare sulla scacchiera. Tu sei un appassionato da quanti anni di questa attività? E io sono uno dei figli dello scontro Fischer-Spassky del 79. Del 72, quando ci fu questo scontro tra Russia e Stati Uniti per il titolo titolo mondiale. E da lì ho cominciato a giocare a scacchi e poi mi sono dedicato soprattutto all'insegnamento e dall'insegno degli scacchi nelle scuole dal 2000 e abbiamo fatto sempre corsi PON in diverse scuole di Catanzaro, di Borgia e ora a Botricello faremo questa iniziativa che ci porterà a insegnare nelle scuole e anche a offrire un servizio agli adulti in questa cittadina. Perché è importante diffondere la cultura degli scacchi? Cioè, lo possiamo considerare soltanto un gioco oppure c'è qualcosa di più? No, gli scacchi hanno qualcosa di più. Hanno qualcosa di più che permette al gioco stesso di avere quasi 6.000 anni di età e di andare tranquillamente in internet e quindi al passo con i tempi. Il gioco degli scacchi è ciò che ci avvicina di più a Dio. Noi creiamo nella nostra mente delle idee che poi attraverso un ragionamento logico concretizziamo sulla scacchiera e se rapportiamo questa nostra produzione mentale e intellettiva sulla vita di tutti i giorni, noi praticamente giochiamo a scacchi con la nostra sola vita. E è importante giocare a scacchi perché è il punto di incontro di culture, di modi di pensare, modi di vedere, esperienze fatte. Avere una persona adulta che gioca con un bambino di 8-9 anni significa riuscire a creare un tradunione, un qualcosa che permette a due generazioni diverse di collocare fra di loro, di trovare qualche punto comune attraverso cui creare la nuova vita, la nuova generazione e trasmettere le nostre esperienze. La scuola da quanto tempo è in piedi, sta facendo attività? Questa Pushwooders nasce dalle cene dell'Accademia Scacchistica degli Spingilegno che sommando le due attività sono dal 1990 che cerchiamo di far di portare avanti questo nostro messaggio e di far sì che la scuola prenda vita e la cultura scacchistica dia un frutto tangibile nel settore sportivo della Calabria attraverso squadre e giocatori di un certo livello. È tutto su base di volontariato oppure ci sono professionisti, avete delle sovvenzioni pubbliche, private, cioè come si sostiene la scuola? Finora siamo andati avanti rimboccandoci le maniche e lavorando tanto. Abbiamo lavorato tanto nelle scuole, abbiamo cercato di farci conoscere, farci apprezzare per quello che facciamo. Finalmente questo è un primo frutto che noi raccogliamo con la volontà del Comune di dare spazio alla nostra associazione e di creare un servizio per gli adulti e anche per i bambini e con la promessa di andare anche nelle scuole e continuare il nostro insegnamento nelle scuole. Questo è un primo frutto, io spero che ce ne siano altri e soprattutto riusciamo ad avere i primi giocatori di categoria magistrale in breve tempo. C'è anche un maestro internazionale che ci segue, io porto i miei alunni fino a un certo livello, poi ci seguirà lui. Quindi con la nostra attività e scientifico, perché noi stiamo parlando di cose scientifiche, in 5 anni un nostro giocatore, un nostro adepto diventi almeno candidato maestro. Bene, grazie a Maurizio Leone della scuola scacchistica di Simeri. Vuoi pronunciare, perché per me è quasi impossibile, vuoi pronunciare tu il nome esatto della scuola perché altrimenti io lo storpierei? Pushwooders Chess Academy. Grazie mille.